Continuano le iniziative in vista della giornata sulle donne che si festeggia il prossimo 8 marzo, organizzate dall'Istituto Leonardo, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato, che dedicherà tutta la settimana con diversi incontri al tema femminile. Oggi la mostra fotografica dell'artista iraniana Shadi Samangani, dal titolo Lettere alle mie figlie, fatta in collaborazione con l'associazione Agrigentina Virago, presente nel territorio con varie iniziative sociali. La prossima attività si svolgerà domani 2 marzo con la docente Cinzia Cerroni, professoressa di matematica all'Università di Palermo. Shadi Samangani, oggi al Liceo Leonardo per presentare la tua mostra Lettere alle mie figlie e per parlare della condizione femminile delle donne iraniane. Quali sono le tue emozioni oggi? Sono contentissima, sono onorata, ringrazio specialmente la dottoressa Pilato. Sono contenta perché questa volta dedico il mio tempo alle nostre future generazioni. Parlo con loro delle situazioni che diciamo sono molto particolari. Sono contenta di sensibilizzarli sui punti che magari non riguardano le loro esperienze. Non sono belli, però sempre essere informati fa solo bene. E vorrei parlare di parità e usare le mie esperienze e situazioni delle donne che c'è in Iran per anche dare una guida a loro e continuare quella strada qua, in Agrigento, in Sicilia, in Italia. Qual è la domanda? Professoressa, quanto è importante parlare di parità di genere? Allora, oggi parlare di parità di genere per noi, per l'associazione Virago che lavora già da un anno e più all'interno di questa scuola, è fondamentale. È un, diciamo, il nostro obiettivo principale, grazie al quale noi lavoriamo e operiamo attraverso i canali social, in primo luogo, ma anche attraverso gli eventi culturali a cui prendiamo parte. E le ragazze devo dire che sono molto impegnate da questo punto di vista per cercare di promuovere e divulgare questi principi. La vostra associazione ha anche varcato i confini della scuola e ha incontrato il tessuto sociale locale? Sì, abbiamo fatto vari incontri anche con la varie istituzioni agrigentine, per esempio la Caritas, infatti abbiamo fatto un incontro con dei ragazzi che provenienti dalla Tunisia e anche un altro incontro con ragazzi provenienti dall'Albania in cui sono nati appunto dei dibattiti sulla parità di genere non solo, ma anche sul ruolo che rivestono le donne in quei paesi in cui appunto non vi è parità di genere fondamentalmente. Quindi noi ci impegniamo più che altro a diffondere tali notizie e a trattarle il più possibile, come anche lo stiamo facendo oggi durante questa mostra. Parleremo appunto delle donne in Iran, l'associazione diciamo che cerca di approfondire questi temi e approfondire anche tramite varie interviste queste situazioni e a parlarne il più possibile. Al Liceo Leonardo da un anno esiste l'associazione Virago che si occupa dei diritti umani. Quali sono le vostre attività principali? Principalmente noi cerchiamo di diffondere consapevolezza e sensibilizzazione tramite social, quindi tramite Instagram, oppure tramite postando podcast, quindi postiamo sulla piattaforma Spotify, podcast di informazioni su svariati temi, come ad esempio abbiamo fatto quello su mutilazioni genitali femminili, sulla giustizia sociale, abbiamo trattato il tema delle donne durante la Shoah, un argomento che comunque viene molte volte dimenticato. Oltre a questo, Virago ha anche un giornalino scolastico che viene pubblicato nel blog della scuola e tramite una piattaforma dove si può leggere questo giornalino e trattiamo temi appunto di parità di genere, di diritti umani e anche tutta l'attività che fa il nostro liceo.